Eh già, la scuola è proprio iniziata, ragazzi. E salve a tutti amici YouTube, sono Master e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Allora, bentornati in questa settimana, in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo mazzo che sta per uscire. Sarà un mazzo molto caro. Quello che voglio dire oggi è Magi Spectre. Allora, come avete visto in tanti altri video di magari altri YouTuber, io sono qui per ripetervi, no, sto scherzando, io sono qui per dirvi la mia su questo mazzo. Allora, Magi Spectre, intanto che mazzo è? Un mazzo formato da pendoli che una volta evocati attivano dei diversi effetti molto cancerogeni che sono puntati sull'andare di tutto e di più. Un esempio di questi mostri è quando viene evocato, questo archetipo, insomma, è basato tutto sugli animali. Magi Spectre, volpe, procione, furetto, robe così, animali della foresta, elefante e minchiate del genere. Ogni volta che vengono evocati, infatti, come ho detto prima, aggiungono un tipo di carta, magari c'è quello che aggiunge i mostri, quello che aggiunge in hand, il gatto che aggiunge una carta Magi Spectre, quello che aggiunge magia, quello che aggiunge trappola, che aggiunge di tutto. Quindi è un mazzo che sarà veramente simile a Necrospoi, che aggiungerà tutto e sarà veramente, secondo me, forte. Non ci servirà neanche più il solito mistake, ok, sarà un mazzo che perde la monocarta, però anche Necroz è il mazzo che perde la monocarta, eppure continua a vincere. In più, con un vantaggio della terreno che lo rende qualcosa di schifosamente forte, che è tipo una volta che viene evocato Magi Spectre lo puoi tributare ed evocare uno specialmente dal mazzo, quindi Search 2 volte, è fortissimo. Con l'aiuto in più dei Drago Slayer, quindi del Luster, quello lì che puoi spaccare uno per raggiungere un altro e diventa fortissimo e può vantare anche della Synchro Prominence. Quindi parliamo di un mazzo che si avvantaggia di molte carte, molto veloce, che serve tutto e nel giro di 2-3 turni va a OTKare. Allora, tutti quanti ovviamente mi diranno: ma Master, questo mazzo è cancro, like Clifford, questo, quello, eccetera. Io vi dico no, perché ormai ci sono tantissime carte che possono counterarlo. Ok, sarà magari uno di quei mazzi veramente troppo forti, tipo Necroz, però c'è il modo di counterarlo, ragazzi. Cioè, non è che la Konami sgancia dei mazzi del genere e dice: sì, mandiamolo monometa, monometa, tipo Dragon Ruler. Mai, la Konami non l'ha mai fatta, queste robe, no? Mai. Scrivetemi sotto nei commenti hashtag Dragon Ruler monometa, lo voglio vedere, ragazzi. Sempre tornando al discorso di questi nuovi mostri, usciranno anche altre carte nelle prossime espansioni che vedremo, come per esempio carte per Ignite, che a mio parere è un mazzo veramente troppo forte. Un mazzo che possiede tre lock potentissime. Per chi non lo sapesse, Ignite ha tre lock devastanti, secondo me, tra cui la più scarsa è Rongo Bongo. Cioè, secondo me, tra questi tre lock tra virgolette, Rongo Bongo è la più scarsa, ad esempio. Cioè, la prima è la delle tre, la meno forte, diciamo. Delle tre, la Rongo Bongo da 4 di primo è qualcosa di porca madonna. La seconda è Kain Gorgon con spasmo dietro. Che per chi non sapesse cosa fa Kain Gorgon, dice che stacchi un materiale, quando si targhetta una carta, tipo fai tifone, su Kangor, su Spasmo, scusate, la puoi spostare, quindi anche quello rimane Spasmo per sempre. Invece la prima, che secondo me è la più forte, che non lo so, l'ho tirata una volta, oh quanto ho goduto. Pensate, l'ho tirata con Necroz, l'ho tirata. È quella di Durendal Drawnlock. Ragazzi, quella è la combo. Se non bannano Drawnlock o Durendal è GGVP. Cioè, per chi non sapesse cosa può fare questa combo di così devastante, semplicemente vi dico che vi fa cullare sangue. Il vostro avversario aggiunge una carta al mazzo, ti tiri Draw the Lock, che dice che una volta che aggiunge una carta dopo non ne può più aggiungere, neanche pescando, tu molto tranquillamente attivi effetto Durendal, lui che dice che rimetti la mano nel mazzo e ripeschi lo stesso numero di carte. Ah, tu molto, sei molto contento, no? Perché dici: una mano de merda, oh porco. Rimetti la mano, però purtroppo sotto, sei sotto Drawnlock e non peschi. Quindi diciamo che fa abbastanza cagare il cazzo.
tu parti di primo, tu di secondo, perché lui ha fatto Rune, è andato tutta, fai magari un rota, aggiungi una puttanata, aggiungi la tua caccola, dopo gli metti la mano nel mazzo e tutto così, e lo guardi. Tu lo guardi giocare perché tu non hai carte in mano, mentre lui ha un Durendal in campo e ti stupra. Quindi ragazzi, cioè, è un mazzo veramente troppo forte. Cosmo, vedremo dei nuovi supporti. A breve, io ci ho puntato tanto su quel mazzo, secondo me sarà veramente un mazzo dei più forti. E niente, io spero che... Io sono puntato abbastanza su Magi Spectre e non vedo l'ora che esca perché è veramente divertente. Aggiungo magia, trappola, assetto tutto, sembra un po' di Infernity. Wombo combo. Quindi niente, spero che esca e non vedo l'ora di giocarlo, perché sono mazzi cancerogeni. Grazie Konami che ci fai questi mazzi. In più ho preso una carta a caso, come potete vedere questa carta, che sembra stupida, esce il passato del gelo, dice se tu sei contro 2 più carta nella sua zona, mangi trappo, e dopo specialmente questa carta della tua mano. Carta stupida. Run 4 spam, Shadow che fa questa, e Shadow Fuse, stupidaggine, sto dicendo. Comunque, un'altra carta che a me piace tantissimo, questa, ma lasciate perdere, sono carte Cyber Dragotune, vedremo questo mazzo, speriamo in futuro. Bene, questo qui era un vlog abbastanza random su i mazzi che noi vedremo nelle prossime espansioni. Volevo fare una piccola anticipazione su Magi Spectre, anche se ne avrete viste tantissime altre, nuovi in altri video. Vi voglio annunciare che arriverà un nuovo deck profile, me l'avete chiesta, Ritual Beast. Allora, vi porterò una deck profile Ritual Beast se raggiungeremo i 30-35 like per questo video, ma non un Ritual Beast, quelli soliti, triplo canna o che triplo leoncino, pinguino del cazzo, eccetera. Una lista speciale che non avete mai visto in giro, che ha fatto Top 8 e vi giuro è fantastica. Vi arriverà magari per lunedì, credo, domenica, comunque inizi settimana prossima. Raggiamo i 30-35 like e ve la porto ragazzi sul canale, vedete Deck Profile Ritual Beast con qualcos'altro. E quindi rimanete sintonizzati su questo canale, mettete like, commentate come sempre, scrivetemi sotto in basso hashtag DragonRuler Monometa, inoltre mettetemi, commentate cosa ne pensate di Magi Spectre e del nuovo meta che arriva, ditemi i vostri mazzi che volete giocare. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre un saluto da Masterbeat, bella ragazzi!